Questo penso sia il giornale più brutto mai pensato, perché ha una serie di difetti strutturali che voi potete naturalmente apprezzare, che sono per esempio il formato. Non si vede più da nessuna parte un formato così, così disumano. No? Neanche per me. No, il formato berlinese in tempi in cui c'è la Merkel. Cioè la cosa peggiore che si poteva fare, un formato così, quando invece sarebbe stato perfetto, un formato minimo, si legge di meno, si chiarisce più veloce, insomma. Poi ha quest'altro difetto che in una fase storica in cui nessuno ti paga più, pretende un pagamento, 3 euro. E questa è la cosa ancora, secondo me, più inquietante, questi 3 euro. Che avevano pagato magari? No. Deve essere un'altra, no? No, questi qui... No, la cultura è omaggio, da quando qua? Allora, la cultura è omaggio, dunque questo viene fatto pagare. Dopodiché il disegno, questo è un autoritratto dell'artista, questo qui. Ma secondo voi un artista può essere così? Non può essere così. Perciò è una falsificazione dell'autoritratto dell'artista. Dunque abbiamo nella copertina di questo giornale, il peggior giornale mai prodotto nella storia del pensiero dell'uomo, il peggior autoritratto mai visto nella storia del pensiero dell'uomo. Cioè, immaginate Troiani che si fa un ritratto così. Ci guadagno. Allora, questo infatti è il primo maschilista punto. Maschilista poi la copertina. Ragazzi, aggiungo copertina maschilista e macista. Perché esatto. Se scegli una copertina del soggetto maschile devi quantomeno parallelamente far uscire un altro numero zero con la copertina femminile per la parità dei sessi, chiaramente. Poi, giusto, io do degli spunti di ragionamento e poi passo la parola al professor Carlo, l'ultimo arrivato. Per esempio, l'uso di questi simboli incomprensibili. Cioè, diamo a Cesare quel che è di Cesare, che non sappiamo neanche chi è questo Cesare. Però questi simboli sono veramente sconosciuti. Cioè, che cosa mi vuol dire un cubo con sotto un valvulus, diciamo? Esatto. Perciò questo simbolo, l'altro simbolo sconosciuto è questo bastone qui, visto che sta qui, con questa dedica a un artista filosofo sconosciuto anche lui, che è Boris. Dunque siamo nel mondo dello sconosciuto, siamo entrati nei misteri. Questo non è un giornale, questo qui è un esperimento di Giacobbo. Siamo entrati proprio nel mondo del niente, dello sconosciuto, in più ti fanno pagare pure 3 euro. Dunque io che sono il presidente sono all'altezza di questo lavoro, perciò sono il classico presidente del niente.